Bueno, y seguimos con la información. Usted recuerda que en los últimos tiempos el término fascismo, fascismo, ha regresado con contundencia al debate político. De hecho, hace algunas semanas hablábamos de este libro de Madden Albright, en el que hace una advertencia sobre el tema del fascismo que regresa. Pero hablar del fascismo supone un ejercicio retrospectivo, volver, por supuesto, a los orígenes de esta palabra que tiene resonancias itálicas. Y bueno, pues empieza a circular un libro, debo decir, a mi juicio. Espléndido, que habla pues no solamente del fundador del fascismo, Benito Mussolini, sino del contexto en el que aparece esa figura y esa ideología. Un libro que va del 1919 al 1924 en la primera versión y se llama M. El hijo del siglo y su autor es Antonio Scuratti, a quien le agradezco mucho que esté con nosotros. Antonio, bienvenido. Gracias. Bueno, eh, mi, mi dica perché ha scelto, ci sono tanti scritti sul fascismo, c'è tanta di quella storia memorialistica, abbiamo il diario di Ciano, ci sono dei libri come l'Italia in camicia nera, perché ha scelto proprio il romanzo come diciamo, metodo per ricostruire Mussolini e il fascismo? Perché per una ragione molto semplice e radicale, perché non era mai stato fatto. Non è mai stato scritto un romanzo che con i mezzi specifici del romanzo, che sono potenti e unici e anche pericolosi, avessi avuto l'ambizione di raccontare il fascismo attraverso i fascisti, cioè mettendo al centro della scena gli stessi fascisti, a cominciare dal fondatore del fascismo, Benito Mussolini. E non era mai stato fatto fino ad oggi perché c'era una sorta di tabù, una specie di proibizione ambientale non esplicita a farlo. Poi è mutato qualcosa nell'atmosfera, eh, il fascismo ha smesso di essere un tabù e purtroppo pericolosamente ha cominciato a riguadagnare terreno sulla scena politica italiana, ma non solo italiana. Ne, ovviamente non nella forma originaria, ma in forme mutate e io ho creduto io da antifascista sono che fosse giunto il momento di raccontare fino in fondo, senza pregiudizi ideologici, con la verità di cui è capace la letteratura, eh, chi è stato davvero Benito Mussolini è di farlo con il romanzo, perché vede il romanzo è il genere letterario più democratico che ci sia. Ha ragione. Non, non richiede al lettore nessun titolo di studio, nessuno studio precedente, non chiede la carta d'identità, non chiede chi sei, dice entrate. Tutti potete conoscere. perché una... non, non, ci vuole, non ci vuole la laurea no? per, per capire no, esatto, questa storia. Esatto. Que quel che mi sembra interessante, il romanzo è sconvolgente, bello, molto agile, è che lei ricostruisce con cura non soltanto il personaggio ma anche il contesto. E credo sia molto importante in questi tempi capire le due cose. Ci vuole il personaggio ma ci vuole anche il contesto. Scurati. Sì, certamente, certamente. Eh, vede, eh, qualcuno disse autorevolmente che il buon Dio è nei particolari, nei dettagli. Cosa significa? Che la verità eh, umana, eh, la verità d'altezza d'uomo, non quella che viene calata dall'alto, è qualcosa che sta nei dettagli, nei particolari che magari gli storici giudicano insignificanti, ma che invece il romanziere ritiene rivelatori. E quindi questi particolari di cui è composta questa scena tumultuosa, formidabile, che sono i primi de, la scena delle, delle, degli anni venti, eh, appena finita la prima guerra mondiale, un momento storico in cui che, eh, gli uomini che la vivono sentono che tutto è possibile in quel momento, e hanno ragione. E, mh, noi siamo abituati a pensare al fascismo come a un periodo cupo, tetro, perché lo giudichiamo ovviamente con... Senno di poi di ciò che è accaduto dopo, la grande mh, eh, disastro apocalisse della seconda guerra mondiale. Ma gli anni venti erano un, un momento vivacissimo, coloratissimo, in cui tutto poteva ancora accadere. E per me era importantissimo collocare Mussolini e gli altri fascisti sullo sfondo di questo scenario tumultuoso e variopinto. Sì, sì. E Benjamin Carter ha scritto. Ah, no, dico Benjamin Carter ha scritto poco fa un saggio storico spiegandoci co come com Hitler e il Partito Nazistico ha diciamo finalmente preso il potere. Lei ci spiega per capire in, in modo abbastanza chiaro, per capire Mussolini e il fascismo, ci vuole anche capire il socialismo rivoluzionario dell'Italia del dopoguerra. Scurate. Certamente, Mussolini veniva dal socialismo rivoluzionario. Mussolini fino a Prima, eh, alla vigilia della prima guerra mondiale era stato uno dei leader più radicali, più amati del socialismo rivoluzionario. Poi era stato espulso dal partito. Ma proprio perché lui veniva dal socialismo rivoluzionario, eh, sapeva due cose. Uno, che i leader borghesi del partito eh, degli operai dei contadini, non avrebbero fatto la rivoluzione, l'avrebbero invocata, evocata, ma non l'avrebbero fatta. E poi sapeva un'altra cosa, che Esisteva una passione politica più potente della speranza. Vede, la speranza era la grande passione politica del socialismo, il sol dell'avvenire, l'idea che la vita dei nostri figli sarebbe stata migliore della nostra, che, che il futuro avrebbe riscattato generazioni di ingiustizia, di schiene spezzate. Ma lui era stato espulso da quella speranza. E allora cosa fa? Scommette tutto sulla paura, sull'opposto della speranza. Vede che nel crepuscolo della, guerra, della Prima Guerra Mondiale c'è un'umanità impaurita che ha vissuto nelle trincee della Prima Guerra Mondiale di paura, ha dormito con la paura, ha mangiato con la paura e è portatrice di sentimenti cupi, di risentimento, di senso di tradimento, di, se, di paura di declassamento, di paura del socialismo, no? e, di odio, di astio verso la vecchia classe dirigente. E Mussolini scommette tutto sulla paura e purtroppo vince la scommessa. Vince la scommessa. Dal 19 al 24 accadono tante cose, tra cui la marcia su Roma nel 22, Antonio. Sì, guardi, eh, io racconto proprio, la prima pagina del romanzo si apre sulla fondazione dei fasci di combattimento, in Piazza San Sepolcro a Milano nel marzo del 19. Ci sono meno di 100 persone, è un fallimento, un fiasco. Ehm, sbandati, reduci dalla guerra, uomini violenti sì. mutilati, pazzoidi. E alle prime elezioni del dopoguerra il partito, il nuovo movimento dei fasci di combattimento, prende soltanto 3.000 voti. I socialisti prendono 1.300.000 voti c'è una sproporzione enorme. Mussolini sembra un uomo finito politicamente pensa di abbandonare la politica, eppure nel giro di soli tre anni marcia su Roma e, e, e strappa a forza il potere con la complicità del re, della borghesia. Cosa è successo? È successo che lui purtroppo ha capito per primo, non solo in Italia, ma nel mondo, che cosa sarebbe diventata la politica nell'era delle masse, che allora si apriva e oggi continua. E lui, Mussolini, vede, quando noi guardiamo attorno a noi e pensiamo al ritorno del fascismo, ci... Aspettiamo i fascisti in camicia nera che marciano al passo dell'Oca, ma non è così che torna il fascismo. Il fascismo torna in forme mutate nella forma di ciò che alcuni chiamano populismo o sovranismo. Perché Mussolini non fu solo il fondatore del partito fascista, ma fu l'inventore di quella tipologia di leader populista che oggi, cent'anni dopo, eh, si diffonde di nuovo in Europa e nel resto del mondo. Mussolini è un personaggio interessante, certo che eh, le donne hanno un ruolo importante nella sua vita, ma secondo lei Margherita Sarfatti ha un ruolo tutto speciale? No? Sì, Margherita Sarfatti è l'unica donna che Mussolini in qualche modo negli anni 20 eh, trattò con rispetto da pari a pari. Eh, è la donna che... Prende questo provinciale perché Mussolini era un provinciale. Però... L'ha raffinato no? in un certo sì, senso. Sì, eh, Rozzo, e lo, lo gli fa da mentore, lo, lo, lo educa alla buona società, ad avere rapporti appunto con l'alta borghesia. Gli dà un'istruzione perché Margherita Sarfatti era una raffinatissima e straordinaria intellettuale che proveniva dall'alta borghesia. Gli scrive i primi discorsi, gli fa conoscere le persone importanti. E forse è l'unica donna che Mussolini amò, perché tutte le altre le trattò con quella forma di misoginia e di macismo sprezzante eh, che era tipico dell'uomo fascista, ma più in generale, siamo onesti, dell'uomo del tempo. E che se noi guardiamo dentro di noi, nell'abisso che portiamo dentro con onestà, e, 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 scorgiamo là sotto da qualche parte l'Italia del 19 e 20 era un'Italia che si schierava verso la sinistra rivoluzionaria ce l'ha già raccontato ma, ma c'erano una, una specie di sistema binario di due stelle no? Mussolini e Danunzio magari in un terzo piano Marinetti ma bisogna capire anche la personalità di Danunzio scurate sì, D'Annunzio è, è stato sottoposto in Italia, almeno per molti decenni, a una sorta di damnazio memorie, proprio per il suo coinvolgimento col fascismo, per il suo bellicismo, ma è stata una figura eh, cosmico-storica, direbbe Hegel, una figura straordinaria. Lui non aveva talento politico e Mussolini lo sapeva. Ma nei primi anni, nel 1920, la figura di riferimento di tutta la destra nazionalista, ma anche di una certa sinistra rivoluzionaria era D'Annunzio, non era Mussolini. Anche prima di Fiume, no? Dal fatto di... Anche prima di Fiume. Si aspettava in D'Annunzio, diciamo così, l'uomo della provvidenza, non certo in Mussolini, Mussolini era all'ombra di D'Annunzio. Quando poi Mussolini quando poi D'Annunzio marcia su fiume e crea questo straordinario laboratorio e esperimento sociale che anticipa di 50 anni tante conquiste che poi avverranno negli anni 60, no? progressisti, a cominciare dal divorzio, dalla libertà di costumi sessuali, di orientamento sessuale. Marconi andò a cercare no? il divorzio No, 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 è divertente perché Marconi fu spedito da, 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 dal primo ministro per convincere eh, D'Annunzio ad abbandonare Fiume, per, ad evitare la tragedia no, della, della lotta tra italiani per, per scacciare D'Annunzio da Fiume. Però D'Annunzio fu talmente seduttivo e coinvolgente che, che eh, Marconi è andato lì con l'Elettra, no, il suo piroscafo da cui aveva per la prima volta fatto la trasmissione senza fili, fu coinvolto da D'Annunzio e Marconi mise a disposizione l'apparecchiatura delle lettere a D'Annunzio per fare uno dei suoi proclami al mondo e poi prima di andare via da Fiume ne approfittò per divorziare da sua moglie perché il divorzio ovviamente in Italia non era ammesso. Sì, sì, molto interessante. Ma, ma Fiume in realtà cosa significa? È una sfida a Wilson, a tutto il sistema o è magari un, diciamo, un ultimo grido teatrale, risorgimentale di un'Italia che non trova la strada nel dopoguerra? Scusate, è entrambe le cose, però detto con una formula, Fiume è 50 anni prima. Eh, avete presente lo slogan del Maggio francese, no? Del sì. 60, Immaginazione al potere. Al potere sì. Fiume è questo, è da questo, questo piccolo scoglio sull'Adriatico. A un certo punto lo definì in maniera sprezzante Mussolini, cioè questa piccola città di scarsa importanza. D'Annunzio lancia una sfida al nuovo ordine mondiale costituito dai potenti della Terra dopo la fine della prima guerra mondiale. E, e crea un laboratorio di sperimentazione sociale e culturale eh, straordinario e delirante, anche. Mussolini ne, ne vede il potenziale enorme, ma ne vede anche il pericolo, perché finché c'è D'Annunzio sulla scena. Eh, il, il capocomico è lui, mentre Mussolini è una figura secondaria. E questo è il primo, anzi il secondo, se contiamo quello del Partito Socialista, dei grandi tradimenti che, che Mussolini consuma. Perché lui alle spalle tradisce D'Annunzio e si accorda con Giolino. Perché aveva il senso politico, no? Di... Certo, ma infatti Mussolini, Mussolini un giorno disse a un suo collaboratore, D'Annunzio ha scritto Alcione, che era la sua raccolta di poesie più importanti, e io certo non la scriverò. Però di politica non capisce un cavolo, cavolo. Mm. lo disse in modo più volgare. E questo Mussolini lo sapeva. Però, se noi intendiamo la politica in questo modo, significa che il genio politico di Mussolini, che ebbe, era. Qualcosa che guardava alla vita bassa, al sotterfugio, all'intrigo, al raggiro, al maneggio, alla meschinità, mentre l'annuncio si innalzava sulle vette, diciamo, dell'idealità, dell'utopia, dell della rivoluzione, e poi cadeva miseramente come, come, un, come un fanciullo, come un inesperto del mondo. Sì, sì, certo. Ma senta, il libro è affascinante, ci vuole del tempo per leggerlo, ma vale proprio, proprio la pena. Il secondo volume è già pronto, Antonio? Il, il secondo volume in Italia è uscito a settembre. Ah, a settembre, bella! Sì, sì, si intitola M, L'Uomo della Provvidenza, ha avuto una, una grande accoglienza, e fra poco mh, sarà pronto anche in... Spagnolo. in lingua spagnola, sì. Perché... Ma... E, eh, mi fa molto piacere dire che prima dicevo che, che è in corso di traduzione in 42 paesi, ma, ma in Spagna e, e spero anche ne, ne, in Messico, i paesi del centro e del sud America in cui è uscito, ha avuto un'accoglienza un, un straordinaria, un interesse fortissimo e questa è una cosa che a me fa, fa enorme piacere. Beh, perché il libro è, dicevo, affascinante. Scusatemi, grazie tanto, grazie per l'entrevista. E spero che la prossima podamos tenere una conversazione già con il secondo volume. Grazie, arrivederla. Sì, magari, di, magari di persona, magari in Messico. Eh, un abbraccio. Arrivederci. Arrivederci. Antonio Oscurati, el autor de este libro, verdaderamente vale la pena que le eche un vistazo. M, el hijo, el hijo del siglo, es el periodo en el cual Benito Mussolini funda el, el, digamos, el movimiento, propiamente hasta llegar al poder estos años clave en la historia, no solo de Italia, sino del mundo. Un texto que vale muchísimo la pena, por supuesto, leer con detalle.